Ciao navigatori, prima di iniziare vorrei augurarvi un sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari. Chi l'ha detto? Che a Natale esistono solamente dei personaggi buoni come Babbo Natale, la Befana o i Re Magi? La storia ci racconta che durante il periodo natalizio, specialmente nel nord Europa, sono nati nel corso dei secoli delle figure e leggende veramente terrificanti. Ascoltando questo video potrete notare che ognuno è accomunato da una data precisa, ma non si tratta propriamente della vigilia o del 25 dicembre. Figura mitologica che arriva dalla Germania, precisamente dalla regione del Palatinato ed è legato al mito di San Nicola. Belsikel è presente anche nella comunità olandese della Pennsylvania. Questo strano personaggio è connesso, come altri, al mito di San Nicola nel folklore dell'Europa di lingua tedesca. Nello specifico, con la figura mitologica di Neg Ruprecht, un servitore di San Nicola. A differenza di altre figure, Belsinkel è un solitario e visita da solo le famiglie. Il suo carattere comporta sia aspetti minacciosi che benigni. Veste in maniera abbastanza povera, una pelliccia e una maschera con una lingua di fuori. Indossa abiti strappati, logori e sporchi e porta in mano una frusta con cui picchiare i bambini cattivi, ma anche tasche piene di torte, caramelle e noci per i bambini buoni. Fa visita alle famiglie una o due settimane prima della vigilia di Natale. Bussa alla porta o alla finestra con il suo bastone, e spesso i bambini dovevano rispondere a una domanda per lui o cantare qualche canzone. In cambio lanciava caramelle nel pavimento. Ci sarebbe molto da dire sui Krampus. In generale, questo diabolico personaggio è di origine germanica, conosciuto anche come David il Conte, e accompagna San Nicolò, segnatamente nella notte tra il 5 e il 6 di dicembre. Questa tradizione nasce circa 500 anni fa e tuttora vengono celebrate e festeggiate in Slovenia, Croazia, Austria, Italia, Trentino Alto Adige e Friuli. Ma chi sono i Krampus? Rappresentano degli uomini caproni con facce coperte da maschere diaboliche spaventose. In lingua bavarese, morto, putrefatto oppure in lingua tedesca significa artiglio. Si narra che questa bestiale figura nacque intorno al basso medioevo, durante i periodi di carestia, in cui i giovani dei villaggi di montagna si travestivano utilizzando pellicce e corna di animali per derubare le persone. Dopo un po' di tempo, i giovani notarono che all'interno del gruppo c'era un impostore. Egli era il diavolo in persona, riconoscibile solo grazie alle zampe a forma di zoccolo di capra. I Krampus si aggirano per i viottoli dei paesi di montagna alla ricerca dei bambini cattivi. Le loro maschere incutono timore. Vestiti di abiti sporchi, provocano rumori molesti con i loro corni e campanacci. In Sardegna esistono delle figure simili chiamate i Sobeoses, uoi, e son merdules padroni dei buoi, e altre ancora, maschere tipiche del carnevale dell'isola che in genere inizia il 16 di gennaio. Altro losco personaggio che arriva ancora dalla Germania, segnatamente tra la notte il 5 e il 6 di dicembre. Apparso a fine 1660, la Chiesa Cattolica lo condannò come incarnazione del demonio stesso. La figura viene descritta come un monaco con un lungo mantello sudicio e barba lunga e sporca. Gira è una figura gigantesca che vive nelle montagne dell'Islanda. Durante il periodo natalizio scende dalle valli a caccia di provviste invernali. Il suo piatto preferito è lo stufato con carne di bambino. La figura è davvero orribile, occhi blu ghiaccio, corna di capra sulla testa, barba lunga e incolta. Perret Fouterard o Perret Fouchette
è un personaggio mitologico del folklore natalizio francese che arriva nei villaggi transalpini il 6 di dicembre come aiutante di San Nicola. Ma, al contrario del santo, minaccia con una frusta i bambini cattivi. Pelé viene raffigurato con una lunga barba grigia incolta. Come dicevo all'inizio del video, tutti e cinque i personaggi che abbiamo visto sono accomunati da una data precisa, il 6 dicembre, e rappresentano l'alter ego cattivo oscuro di San Nicola, portatore di doni. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!